Vai Robin Hood, vai, comincia tu. Ci troviamo in quel di Civita, nei boschi. Quelli sono i target, ve li faccio vedere via vicino. Aspetta, Robin Hood. Quando sei pronto scocca, che io ti prendo l'arrivo. Quasi fuori di Morteo. Aspetta che ti vedo dopo un attimo mentre tiri. Come stiamo andando? Poco bene. Ne hai ucciso uno solo. Finite le frecce. Ha finite le frecce, Cupido. Cupido ha finite le frecce. Ho fatto un innamoraggio, è già troppa gente. Hai capito? Ma vado io, eh? Ma me vedi? Non sono mimetizzato. si vede solo il sorriso, se no non ti vedi proprio. Quello è un 10 perfetto. È già avvicinato. Allora, il primo abbiamo fatto un 10 perfetto. Adesso vediamo. Tirarle ci vuole niente, a tirarle fuori dal bersaglio. È morto il cinghiale, però. Direi che sì. Sta sanguinando adesso. Sì, però devi lasciarle le frecce, 4 a testa, sennò che facciamo? Tu ne hai 150, io sto una serata ad aspettare. Dai, 4 a testa. 4 a testa e basta. 4 a testa, la prossima tornata. Dai, mira lo scoiattolo sotto. Allo scoiattolo sotto quello nero? Sì. Dove lo vuoi lo scoiattolo? Negli occhi o perfettamente nel cuore? Culo. Nel cuore, no? Sì. Ho sbagliato. È crollato. I'm walking alone in the streets. Andiamo a vedere quanti morti abbiamo fatto. Allora, lo scoiattolo nero l'abbiamo preso, vedete? Queste sono le mie frecce. Quelle gialle, una e una, due, so di Antonio. Vediamo che il cinghiale è morto. Antonio, tu due cinghiali li hai ammazzati, ma hai ammazzato pure tu cacciatori che ti stavano a guardare. Come lo facciamo? Chi glielo dice alle famiglie? Lasciamo il compito a qualcun altro. Noi no, noi non ci siamo stati qua da queste parti. Comunque ragazzi, si suda, eh? Si suda a fare tiro con l'arco, si suda pure parecchio. Siamo nel pieno della natura. In questo momento Cupido sta provando il mio arco, però con le mie frecce, attenzione, perché se no le sue sono troppo leggere. Attenzione che sto per cadere. E ammazziamo qualcuno in provincia di Catanzaro, noi qui siamo a Cosenza. Allora, com'è tarato? Il verde è tarato per i 10 metri, quindi devi calcolare che io sparo tra il verde e il rosso. Leggermente sulla destra perché c'è vento. Vediamo che stai facendo. Guardate che forma che c'è il mio arco. Che ha preso? Il tuo è più leggero. Ma che ci hai preso? Ho preso lo scanno là. Più di un'altra freccia. Ma stavo cercando di capire. Tu ha pure molti meno pin rispetto al mio. Sì, 3 pin. Il mio ha 6. Ma è più leggero. 5 ce ne avrà il tuo, no 6.
Non vedo freddo. Ma stai andando basso, Anto? Sta andando tra il rosso e il verde. Ma tra il rosso? Sì? Puntando sotto, devi puntare al centro preciso. Non mi trovo con le tue corde. E allora punta più in alto, no? Vabbè, perché evidentemente la mia visetta è più... Boh. Vabbè, ma tu stai usando un arco per destri e sei mancino, Anto, che vai trovando, è normale? Anzi, già sai. Punta più in alto, metti il verde in alto. Minchia, questa è proprio frantumata. Non mi trovo con questo. Ok, serie di quattro frecce, ognuno con l'arco suo, ognuno che ha le frecce sue. E si parte. Zero. Prima freccia, niente male. Attento al calabrone. Oh, non te gira la freccia a mano però. Dai che non te fa niente. Questa a me non mi guarda perché sono mimetizzato. Nove. Nove o forse dieci. Dopo vediamo. Ma è un nove. Zero. Anto, addrizza la mira. Zero. Allora, andiamo, guarda qua, tocca a me e si è alzato il vento. Questa si chiama short. Va bene. Vada, vada. Grazie signor Pantoso. Da notare la posizione di merda dei piedi, cioè la posizione più instabile che esista per tirare con l'arco. Faccio 4-10 che vinco una limonata. Sì. Oggi ho... Ma no con me. Oggi devo aprire io. Una limonata al bar, eh. Ah certo. uno può... Madonna, ho fatto 8. Quando uno dice che manca una limonata si può bere. Vediamo combinato. Andiamo a vedere. Un 9, 2, 10 e un 8. Vabbè, me lo porto l'arco. Non abbiamo tirato benissimo. Allora. 10, questo è il tuo. 10 mio, 10 mio, 9 mio, 8 mio. Tu 0-0-0. Che questa giornata di tiro con l'arco sta se sta a mangiare le frecce perché ha perso. No. Guardate qua. Questo è proprio. Guardate la visiera di quelli che vincono, guardate com'è. Che vi guardano. Io così. Ce l'ho. Anche questa giornata di tiro volge al termine. Da madre natura è tutto. Se ne andiamo a casa e beve una limonata. Ciao! Ragazzi, come avete visto, eravamo
a fare tiro con l'arco, ma all'interno di un'associazione, di un campo di tiro con l'arco. Quindi attenzione quando girate per campi, quando andate in giro con i vostri archi, è pericoloso, quindi fatelo sempre in totale sicurezza nei campi adibiti a tale disciplina, coscienziosi, e mi raccomando attenzione sempre, perché le frecce fanno male.